Buongiorno a tutti, sono Luca De Zan e mi occupo dei social del Rossini Opera Festival, con cui abbiamo pensato a questa iniziativa, Domande all'Opera, che vuole raccontare di come nessuno si è svegliato una mattina con la passione per l'opera lirica e di come tutti in fondo ci siamo innamorati di questa complicata forma d'arte, pian piano apprezzandone prima gli aspetti più semplici e poi anche quelli che magari all'inizio ci sembravano un po' più ostici. Questo è vero per tutti e anche per chi ci lavora. Per questo oggi come ospite abbiamo Anna Goriaciova, cantante lirica, nonché protagonista della produzione dell'Italiana in Algeri del Rossini Opera Festival del 2013, che stiamo utilizzando in questa iniziativa per raccontare l'opera. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti, molto piacere. Allora, inizio subito con la domanda che faccio a tutti gli ospiti, ovvero qual è stato il tuo primo incontro da spettatrice con l'opera lirica e com'è andata? Allora, non è andata molto, molto felice perché prima avevo abitudine di andare al balletto, sempre al Teatro Mariinskij, al Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo, dove sono nata e quando la mia mamma mi ha deciso di portare a vedere l'opera è stata scelta un po' sbagliata perché a 10-11 anni vedere la Traviata un po', diciamo, un po' troppo alla prima vista. E io infatti volevo guardare i miei cartoni su TV e non volevo nessun'opera. Mi sono messa all'ultima fila a mangiare cioccolatini, quindi non ho capito niente, anzi mi è sembrato molto noiosa, l'ho odiata. Quindi è stata scelta sbagliata in un momento sbagliato, anche se facevo la scuola musicale, ci portavano pure spesso a vedere le messe, per esempio, non scorderò mai la messa da Requiem di Mozart, quella mi è colpita molto forte, veramente mi è rimasta nel cuore per sempre. Così, quindi l'opera avevo apprezzato molto più tardi, quando ho deciso, infatti, entrare al conservatorio, studiare il canto. Quando hai iniziato a piacerti è perché hai iniziato ad apprezzarla da cantante, quindi a capirla da professionista dell'opera. Sì, esatto. Prima perché comunque da 8 anni, da 9 anni studiando il pianoforte mi piacevano tanti concerti con l'orchestra, concerti da pianoforte, però per l'opera. Quale argomento utilizzeresti per convincere qualcuno a venire a vedere uno spettacolo d'opera? Da essere già cantante lirica, certo che perché l'opera è bellissima in realtà, però, come ho detto prima, devi essere preparato, soprattutto scegliere per ogni età lo spettacolo giusto. Per esempio, i bambini potrebbero cominciare da La piccola volpe astuta o Flauto magico, per esempio, quelle dove un po' mezzo fiabe, dove la trama è leggera, così. Poi Sì, per adolescenti anche consiglierei una cosa come Traviata, trama romantica, non so, Eugenia Onegin, anche così fan tutte. Cioè non è che un bambino lo porti per vedere Don Carlo, no? No, Turandot può essere anche. Dipende, ma soprattutto bisogna raccontare il libretto adatto a quell'età che vogliamo portare, la persona che vogliamo portare. Eppure magari si dovrebbe cominciare a ascoltare i brani, così si può interessare, cioè come, cominciarlo come un gioco. Eppure assolutamente vestirsi bene, prenderlo come andare in teatro bellissimo, come una festa, prenderlo come festa, poi diventerà un piacere, diventerà anche, sai, come un evento importante nella vita, cioè farlo così. Non è che oggi andiamo nell'opera, basta, vai. Così no. certo, ma hai già cominciato con tua figlia a farle conoscere qualcosa, a farle a spiegarle qualcosa o casa già da sé impara da voi genitori? No, in realtà no, è piccolina. Una volta ho provato a farle vedere la prova del papà di Don Giovanni quando cantava a Praga con Placido Domingo.
il mio marito Simone Alberghini. Poi tra 4 minuti ho cominciato, papà, fare così, quindi un po' presto ancora. Comunque mettiamo la musica un pochino, cominciamo, ma ancora non sopporto anche ascoltare il canto, siccome un po' forte, canto lirico. No? Bene, infatti mi ricollego proprio a questo e ti faccio la prima domanda tecnica da cantante. Potresti spiegarci la differenza tra la tecnica vocale lirica e invece quella più naturalistica di un cantante pop? Perché voi cantate in maniera così strana, tra virgolette? I cantanti pop cantano col microfono, quindi possono cantare qualsiasi, in qualsiasi maniera, anche ingolata, o fare tipo suoni, non so, tipo, non ho mai fatto, quindi tecnica precisa non ne so tanta. L'opera invece devi avere la precisione per poter cantare, non so, almeno 3 ore, opera di 3-4 ore, e riempire tutta la sala senza microfono. E per questo studia anche tantissimo, cioè una completamente altra tecnica, non solo aprire la bocca o metterla in gola, ma cioè usare tutto spazio qua, il fiato, l'appoggio, l'energia, tutto. Cioè un complesso, molto complesso. Proprio per quanto riguarda l'appoggio, quindi, un'altra domanda sempre tecnica è, a me ha sempre fatto molta impressione all'inizio vedere cantanti lirici che riuscivano a cantare da sdraiati, soprattutto, sì, oppure facendo moltissimi movimenti quasi ginnici, come fra l'altro succede nell'italiano in Algeri, dove sicuramente c'è un gran movimento in quella produzione. Sì, sì. E volevo chiedere se è davvero così semplice come sembra o se invece è più complicato cantare da sdraiato o in movimento. Forse dipende da ognun cantante. Posso dire come funziona per me? Si deve prima assolutamente provare tutto cantando in voce, ma anche mentalmente studiare tutto, come gestire, e poi non trovi nessuna difficoltà. Se, per esempio, provo un elemento di circo, diciamo, chiamiamolo così, e rimango senza fiato, non riesco a cantare così, dico al regista che, scusi, cambiamo il movimento, non mi sento comoda. Ma per me al solito non è un grande problema, perché ci provo tanto prima e so gestire, ho imparato con l'età a gestire tutti i movimenti, e, cioè fare questi effetti. Non so, tutto si prova, tutto si fa. Volevo chiederti se hai dei ricordi particolari legati a quella produzione, quella dell'italiano in Algeri. Sì, a proposito anche la domanda precedente, la prima aria quando le esce. Cosa sorte. Sì, 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 che deve fare tutte le karate. Avevo provato tanto prima di essere comoda e arrivare alla fine senza fiato. Abbiamo fatto per la prima volta con Davide Livermore, era il primo incontro, ma ci siamo divertiti tantissimo con quello. Poi certo, infiniti cambi dei costumi di Gianluca Falaschi, che è fantastico, parrucche e tutto. Poi mi ricordo anche un gesto che mi chiedeva Davide, fare cruda sorte, fare questo. E non mi riuscivo, perché dice, sì, non sei italiana, quindi abbiamo provato 50 volte, non ce lo faccio perché non sono italiana. me lo ricordo, sì. Eravamo anche alla squadra molto, come si chiama, legata, e ci siamo divertiti tanto. Tornando a noi, volevo chiederti un'altra domanda che spesso viene a chi magari non è un esperto d'opera lirica, è a cosa serve il direttore d'orchestra e come ti può aiutare, ma anche come ti può mettere in difficoltà? Questa è una bella domanda, perché quelle che non capiscono all'interno tanto dicono, ma veramente cosa vi serve? Sta facendo lì, non potete fare senza di lui? E la risposta è che è una figura fondamentale in tutta l'opera, tutta la squadra. E se
un direttore d'orchestra non è bravo, siamo veramente persi tutti. Cioè tutto il processo, tu puoi essere la regia fantastica, i cantanti stellari, tutto, luci, tutto, uno spettacolo bello. Ma se in buca d'orchestra c'è una persona che non capisce esattamente il suo mestiere, se non va perfettamente in contatto sia con i cantanti, con il coro, con l'orchestra, siamo tutti persi. Quindi è un lavoro di coordinamento il suo? Sì, assolutamente, ma non solo quello. Sia quello, sia fare anche sotto con l'orchestra il tappeto per i cantanti, fare la musica bella, fare una magia. Cioè, devi nascere un mago per fare questo mestiere. Non basta avere solo una tecnica buona, oppure anche essere adatto a dirigere l'orchestra filarmonico. Se non sei pronto di dirigere proprio opera, sarà un disastro. Ci può essere un aiuto da parte del direttore verso il tuo lavoro? Ti è mai capitato magari di trovarti fuori tempo in una situazione di difficoltà e che il direttore riuscisse a recuperarti, ad aiutarti, a darti una mano? Assolutamente, assolutamente. Anche questa è la difficoltà. Quando succedono le situazioni estreme, per esempio qualcuno dimentica la musica, dimentica le parole, o sbaglia, o va fuori, e giù abbiamo la persona di fronte che non si mette in panico, ma subito ripara tutto. Ti dà la chiave magari giusta, ti tranquillizza. È un millisecondo, può essere, però anche questo è un genio del direttore, che subito ripara tutta la situazione con tutti. Invece un direttore non così bravo può distruggere, anche dandoti un tempo sbagliato che non è comodo, dando, non so, un suono troppo forte dell'orchestra che copre tutti. Senti, e la tua routine invece prima di entrare sul palcoscenico? Cosa fai nell'ora precedente all'ingresso in scena? Prima di tutto ho bisogno di tranquillità, che nessuno entri, che devo sistemare la mia testa, prima di tutto. Guardare lo spartito, pensare al personaggio, pensare alle regie, ripensare ancora. Certo, riscaldare la voce, quella ne abbiamo bisogno anche per sistemare tutto il corpo, tenerlo pronto, così poi vado. Ma soprattutto anche molto importante di essere positivi, di essere sicuri e positivi. Cioè questo anche è un allenamento che ti tranquillizza, che pensi, sì, adesso sono concentrata, adesso sono riscaldata, sono pronta, vado lì e mi godo e mi fa piacere di fare questa cosa. Da cantante, qual è la serata che ti ha dato più soddisfazioni della tua carriera e quale invece sei tornata a casa meno soddisfatta? Allora, sì, ho fatto tante produzioni belle che mi davano molta soddisfazione, però per esempio anche questa Italiana in Algeri, bellissima, di Davide. Questo è stato uno dei momenti migliori della carriera. E tante produzioni belle anche ho avuto. Zurigo, ad Amsterdam. Anche mi ricordo la prima di Carmen a Londra, alla Royal Opera House, quella regia di Barikowski. Era spettacolare. E mi ricordo che quando sono uscita dagli applausi, quasi non mi ricordavo dove sono, cioè in che pianeta sono. Era molto forte. E qual era la domanda di... Anche da spettatrice, l'ultimo, uno spettacolo che ti ricordi particolarmente? Dei colleghi che mi hanno lasciato impressione, mi hanno fatto piangere, oppure stessi direttori d'orchestra che mi hanno colpito tanto con la musica, facendo quella musica particolare, straordinaria, quello che ti tocca l'anima, quello che ti prende tutto il cuore, soprattutto questo. Sì. Sì, per me come spettatrice anche era molto importante di sentire
da parte delle altre cantanti o direttore d'orchestra l'amore per la musica, per l'opera. Se loro vivono questa cosa veramente mettendo tutto il cuore, questo poi ce lo trasmettono e non vai a casa indifferente. Questa anche è una cosa fondamentale per l'opera.